Archimeia, in collaborazione con Orogel, presentano Alimenta la mente, il nuovo progetto educativo dove si impara giocando. Laboratori sensoriali, cucina esperti per unire famiglia, bambini e scuola in un nuovo modo di educare. L'alimentazione vista con occhi nuovi e raccontata dai bambini ai bambini. Attenzione, concentrazione, rendimento, ma senza togliere mai il divertimento. Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Alimenta la Mente. Questa settimana parleremo di surgelazione insieme ai bambini della scuola primaria La Fiorita di Cesena, che hanno compiuto un intenso lavoro di studi, un progetto di studi sulla surgelazione, e ci hanno spiegato le peculiarità di questa tecnica di conservazione degli alimenti. Contemporaneamente vedremo i bambini della scuola primaria di Borghi cimentarsi nel ruolo di giornalisti con interviste ad esponenti dell'azienda Orogel di Cesena, leader di mercato nel campo dei prodotti surgelati. Hanno quindi avuto il loro primo approccio nei confronti del mondo del lavoro per vedere le dinamiche all'interno dell'azienda Orogel, gli orari e la suddivisione di ruoli. La surgelazione è un trattamento che consente la conservazione di derrate alimentari per lungo tempo attraverso un raffreddamento veloce. Congelare e surgelare sono sinonimi? In realtà no, niente affatto. Anche se spesso capita di confondere i due termini. Si tratta di processi di conservazione del cibo che hanno differenze sostanziali. La surgelazione è un procedimento che avviene solo a livelli industriali, perché comporta il raggiungimento di temperature tali per cui sono necessari macchinari appositi. La surgelazione avviene in tempi rapidissimi, può raggiungere temperature fino a meno 40 gradi ed è regolata da una legge poiché riguarda i prodotti industriali. La surgelazione conserva al meglio il sapore e i valori nutrizionali degli alimenti. La congelazione è un procedimento che può essere effettuato nel freezer di casa. La congelazione avviene in tempi più lunghi e può raggiungere temperature fino a meno 18 gradi. Il prodotto surgelato, una volta riportato a temperatura ambiente, è il più simile o identico al prodotto fresco. Il prodotto da surgelare viene quindi controllato e analizzato, raccolto e lavato. Scrottato col vapore per assicurarsi che non perda il giusto colore durante le fasi successive del trattamento. Surgelato in genere grazie ad esposizione ad aria a meno 30 o meno 40 gradi. La velocità del processo di surgelazione è fondamentale per evitare che il prodotto venga alterato da microrganismi potenzialmente nocivi. Da questo momento l'alimento viene confezionato e conservato a meno 18 gradi. Come consumare un prodotto surgelato? I surgelati dovrebbero essere tolti dal freezer e immediatamente cotti. Lasciarli scongelare comporta il rischio che si sviluppino microrganismi. Al limite possono essere lasciati scongelare in frigorifero. La surgelazione è un processo di conservazione naturale. I prodotti surgelati sono igienicamente sicuri perché la lavorazione industriale avviene in un ambiente sottoposto a continui controlli. Il processo di surgelazione non comporta una perdita del valore nutritivo del prodotto. L'uomo, nei secoli, per poter conservare il cibo, ha sempre utilizzato le basse temperature. Gli strati più profondi degli enormi ghiacciai nordici e polari non si scioglievano nemmeno nei brevissimi periodi estivi. Si era così scoperto che seppellendo in quel ghiaccio gli animali, abbattuti o pescati, interi o apessi, questi si mantenevano infatti praticamente all'infinito. I popoli lontani dai ghiacci invece congelavano i prodotti alimentari in grotte o caverne, sospese all'interno dei pozzi. Nel 1920 in America avviene la prima surgelazione degli alimenti. Signor Filippi, si presenti la sua azienda agricola. Dove si trova? Quanto è grande? Quante persone ci lavorano? Dunque, io come produttore Orogel ho un'azienda agricola qui Comune di Cesena, nella zona di Calisese, fra la via Emilia e la collina. È circa 70 ettari, e lavoro io e con la collaborazione di alcuni operai a seconda dei momenti in cui la necessità è maggiore e il numero varia. Cosa si produce principalmente nella sua azienda? Nella mia azienda agricola si produce principalmente colture da seme, grano, cereali, frutta, come albicocche e actinidia, kiwi e diversi prodotti
che vengono conferiti alla cooperativa Orgel per la trasformazione in surgelati, quali fagiolini, spinaci, zucche, cicorie, e zucchine e pomodori. Orgel, controlla i vostri metodi di coltivazione e i vostri prodotti? Certo, dalla semina concordata con l'ufficio agricolo della cooperativa Orgel fino al raccolto. Anzitutto, in quanto tempo il prodotto fresco arriva allo stabilimento dopo la raccolta? Bene, io mi occupo di qualità e il mio compito è quello di assicurare che i prodotti che voi consumate siano sempre buoni e sicuri dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza alimentare. I nostri prodotti arrivano dalle aziende agricole socie della nostra cooperativa, e il prodotto arriva mediamente in circa un paio d'ore in stabilimento. Quali operazioni vengono fatte sul prodotto prima di surgelarlo? Ad esempio, come è fatta a lavare bene la verdura quando è piena di terra? E inoltre, che fine fanno gli scarti di lavorazione? Quindi, laviamo bene gli ortaggi, eventualmente li tagliamo, li scottiamo e poi sono pronti per essere poi confezionati e inviati al consumatore. Nello specifico, come facciamo a lavare gli spinaci? Noi facciamo tre cicli di lavaggio. Sì, noi produciamo dei sottoprodotti, quindi degli spinaci che non possono andare nella confezione finale, e questi sottoprodotti noi li utilizziamo per o alimentazione animale o per produrre energia elettrica attraverso dei biodigestori. A che temperatura avviene il surgelamento? Quanto tempo ci vuole? Noi lavoriamo con circa meno 40 gradi. A seconda della dimensione del nostro vegetale possiamo impiegare dai 20 ai 60 minuti. Non usiamo conservanti. Il nostro metodo per conservare il prodotto è semplicemente il freddo. Che scuola hai frequentato per fare questo lavoro? Allora, io sono un dottore agronomo, quindi quando tu stai poco bene vai dal tuo medico di famiglia. Io sono un dottore che ha il compito di curare eventuali malattie delle piante. Poi chiaramente, lavorando qui in Orgel, sono più legato a seguire il prodotto fresco quando entra in stabilimento. Per te è facile, difficile questo lavoro? Beh, è un lavoro che innanzitutto mi piace, e quindi se un lavoro ti piace già è abbastanza facile. E poi diciamo che tu in diversi periodi dell'anno trovi tanti vegetali diversi. In che cosa consiste fare questo lavoro? Diciamo che posso andare nell'azienda agricola, ad esempio del socio Filippi Marcello, a controllare che tutto sia fatto rispettando le regole che ci siamo date. Poi vado in stabilimento e seguo le varie fasi di lavorazione. Ci possiamo accertare che tutto sia ben pulito, tutti i macchinari devono essere puliti, tutti gli operatori che lavorano in stabilimento, ad esempio, devono essere ben vestiti, quindi con il camice, la cuffia, mani sempre ben pulite. Cioè, se noi non facciamo bene il nostro lavoro, ecco che potremmo far arrivare nel piatto del consumatore qualche problemino. Qual è il vostro prodotto più venduto? E quello meno venduto? Inventate altri prodotti? Chi lo fa? Il nostro prodotto più venduto è lo spinacio Cubello. È uno spinacio che abbiamo inventato noi tantissimi anni fa, inventato come forma, perché gli spinaci ci sono sempre stati, anche surgelati. Quello che è in fondo alla classifica è l'ultimo prodotto nato, perché lo abbiamo appena presentato e stiamo ancora iniziando a distribuirlo. I prodotti meno indicati per la surgelazione sono quelli che hanno all'interno tantissima acqua. Nella vostra pubblicità date notizie veritiere? Allora, noi facciamo abbastanza pubblicità, anche perché la pubblicità ci permette di far conoscere i nostri prodotti e quindi di poterli anche vendere. La pubblicità non può non essere veritiera, quindi la pubblicità è obbligata a dire sempre la verità. Quante persone lavorano in Orgel? Orgel assume nuovi lavoratori? Complessivamente il numero di addetti alla lavorazione di Orgel tra gli impiegati e le persone che lavorano in stabilimenti è all'incirca di 1200-1300 persone, quindi siamo veramente tanti. Quanti giorni alla settimana lavora lo stabilimento? Allora, il nostro stabilimento non si ferma mai, nel senso che noi lavoriamo 365 giorni all'anno. Oddio, in realtà no, perché il giorno di Natale è effettivamente chiuso. Il lavoro che faccio io all'interno dell'azienda è il marketing. Il marketing ha un compito specifico. Il marketing deve far conoscere a tutto il mondo, a tutti i tuoi clienti, i prodotti che hai
E perché quel prodotto è particolare, diverso, migliore rispetto a quello che il consumatore può trovare sul mercato. Il marketing non è solo la pubblicità, ma è tutto lo studio di come deve essere fatto un prodotto, di come deve essere impostato, di come deve essere presentato e di come deve essere pubblicizzato. È un lavoro molto fantasioso, perché ogni giorno lavori per produrre qualcosa di nuovo. Un giorno è uno spot pubblicitario, un giorno è una pagina, un giorno è la confezione di un prodotto, un giorno vai a fare delle fotografie. Come nasce uno spot? Uno spot nasce quando hai l'esigenza di fare pubblicità a un determinato prodotto, ovviamente. Allora cosa fai? Chiami un'agenzia, sono le agenzie pubblicitarie che collaborano con noi, e gli diciamo: dobbiamo fare uno spot che presenti questo determinato prodotto. C'è un primo confronto, e dopodiché si apre la fase più bella, che in termine tecnico, scusate, in inglese si chiama brainstorming, ma significa parlare liberamente, dando spazio al cervello, e si iniziano a raccontare, a dire tutte le cose che ti passano per la testa in maniera molto libera e molto aperta, quindi sciocchezze dalle sciocchezze, fino a quando a un certo punto ti rendi conto che fra tutte queste c'è un'idea che può essere quella vincente. Allora ti soffermi su quella idea e pensi a come creare uno spot in 30 secondi che racconti questa idea. Milioni e milioni di anni fa, in una fredda giornata invernale, tre uomini primitivi vanno a pescare in un lago ghiacciato vicino alla loro caverna. A un certo punto uno dei tre sente tirare un pesce abboccato. Ma quando lo tirano fuori vedono che è tutto ricoperto di ghiaccio. Ma come faranno a mangiarlo? È duro e freddo, ma la fame si fa sentire. Provano a leccarlo, provano a morderlo. Passano giorni, settimane, mesi, finché un giorno di primavera il ghiaccio si sciolse grazie al calore del sole. Finalmente possono provare ad assaggiare il pesce e, con grande sorpresa, si accorgono che è buono come quello appena pescato. È talmente gustoso che se lo litigano a colpi di clava fino all'ultima lisca. Così, da quel giorno, gli uomini hanno imparato che il ghiaccio è utile non solo quando prendi un colpo in testa, ma soprattutto per conservare gli alimenti e renderli più buoni. La puntata finisce qui. Vi ricordo che se volete rivederla potete andare sul sito www.chimeia.it e cliccare nell'apposita sezione Web TV. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.